io sono Carlo e questo ovviamente è Cimmia. E oggi è qua perché siamo nella Cimmia Craft. La volta scorsa, dopo tanta fatica, siamo riusciti finalmente a mettere un nuovo villico nella torre delle cimmie incantate. E vi ho chiesto nei commenti come potevamo chiamarlo ed è uscito che la maggior parte ha scelto Pipa? Qualcosa del genere. E abbiamo qualche novità. Buongiorno signor Pipo, se posso chiamarla già così. Guardate, ho cambiato il leggio affinché uscisse finalmente ripristino, grazie al cielo, grazie signore. Allora io direi prima di tutto andiamo a craftargli il nome e un incudine, perché non ho né un incudine né un nome pronto da dargli. E poi a questo punto mi viene da dire, potremmo trovargli una moglie a questo signor Pipo e magari chiamarla signora Pipa o qualcosa del genere. E quindi pensavo anche un po', per avere degli sconti, non io che me ne approfitto, di trovare un villager zombie e curarlo. Ciò significa che dovremmo oggi entrare nel Nether per prendere le blades. Significa che dovremmo craftare la pozione di debolezza, giusto? Quindi mi serve anche l'alambicco, ma credo che nel villaggio accanto ci sia. Allora, se non sbaglio, sono così, così. Ok. E infatti non l'avevo mai fatto. Così e così, tipo, no? Sei normale? Ho fatto l'incudine nell'attesa. Ecco qua, allora, le name tag credo di averle messe qua. Quindi siamo certi, lo chiamiamo Pipo, giusto? E sua moglie sarà la signora Pipa, questo Pipo e Pipa. Ah, e poi finché ho 4 targhette posso dare nome anche ai miei cani. Comunque pensavo, prima di entrare nel Nether magari è il caso che mi faccio un'armatura migliore. Tanto ho abbastanza diamanti per poter fare sia l'armatura che una nuova spada. Ciao a tutti, buongiorno! Cosa stanno guardando? L'armadio, bello, vero? Allora, questa è Marley, poi abbiamo Polly e poi abbiamo Bubba. Signor Pipo, gli assicuro che molto presto avrà una bellissima moglie col naso come il suo. Proprio come sei tu, guarda, uguale sarà tua moglie. Scendiamo. Abbiamo un portale da completare. Ci prepariamo con un piccone di ferro in più. Poi magari un arco sarebbe ideale portarselo dietro, perché no? Mi crafto una nuovissima armatura. Ma se io mi craftassi invece solamente la corazza? Perché tanto gli altri alla fine non sono messa male. Gli altri pezzi non sono messi così male. Dai, per il momento facciamo questo così. Perfetto. E poi copritemi di diamanti. Facciamo una spada in diamanti, che credo che ormai sia giunto il momento. Ce lo possiamo permettere, la facciamo. Ecco fatto, così non avremo più problemi di alcun genere. Andiamo nel Nether, prendiamo le blades, torniamo senza morire, prendiamo l'alambicco, facciamo la pozione, cerchiamo un zombie villager. Ok, tanta roba, ma ce la possiamo fare, ve lo assicuro. Ecco, vedi che non mi ricordavo male? Qua dietro c'è un bellissimo portale da concludere. Ecco qua, così spegniamo tutto. Ci sono due pezzi di ossidiana e un elmo con maledizione del legame. Aspetta, faccio la prova del secolo. Guarda come la sbaglio, guarda come la sbaglio. Metto qua. Ecco, l'ho già sbagliata. Aiuto, ho sbagliato. L'ho sbagliato tantissimo. Vabbè, niente, ci ho provato. Non lo so fare, va bene? Non lo so fare. Era questo che volevate sentirmi dire, non lo so fare. Ho un dubbio, il portale si può fare anche con questi pezzi di ossidiana piangente, com'è che si chiama? Sì, ossidiana piangente. Chi ha tagliato la cipolla? Che fatica a distruggere l'ossidiana. Proviamo a inserire questi pezzettini. Poi per fortuna mi sono portata con me anche l'acciarino. 1, 2, 3, 4. Oh, forse viene anche così. Sto a vedere. Ce la faccio. Perché io ancora dopo 100 anni che gioco a Minecraft non so fare per bene il portale? Allora, ho sostituito un attimo l'ossidiana con della vera ossidiana che ho preso dalla pozza di lava che c'è vicino a casa mia. E proviamo ad accendere, vediamo se funziona. Tecnicamente sì. Ecco. Entriamo. Lo facciamo. Ti prego. Fa che sia un bel punto. Che non, di non morire, per favore. Ecco, innanzitutto perché? Non ho mai visto un portale così schifoso.
Ok, ho un'idea migliore. Teniamo questo portale qua, tanto fa schifo. Io direi riprendiamo l'ossidiana e facciamo un portale più in là, perché non è possibile. Ecco, bene. Ottimo lavoro, Carly, ottimo lavoro. Tecnicamente questo dovrebbe essere un punto abbastanza lontano rispetto all'altro, quindi confido che qua ci sia qualcosa di meglio. Proviamo. Ok. Qualcosa è cambiato. Siamo almeno spawnati qua. Meglio di niente, è un posto orrendissimo. Mamma mia, in una zona peggiore non potevamo capitare, ve lo giuro. Che incubo, ragazzi, che incubo. Come faccio a trovare una fortezza da qua così? Temo di essermi un po' persa. Di aver lasciato il portale alle spalle, sì, ma non so più dove. E mi faccio anche un po' di esperienza. Guarda te. Tieni! 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 Ti ho dato l'oro! Tieni! Senti. Allora. Non voglio attaccarti. Non voglio. Prendimi oro. Ecco! Pure! No, vabbè, aia! No, 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 ragazzi, brutta situa, brutta situa. Scappiamo. Che situazione bellissima. Spero che il villager mi faccia degli sconti assurdi. Eccole. Aiuto. Ho 40 ghast dietro. Oh, aspetta, aspetta. Ragazzi, 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 ho visto la fortezza. Ho visto lì i piedi della fortezza. Ci siamo. Fortezza terribile. Progresso compiuto. Pausa un attimo, devo mangiarmi il pane. Qua ci sono le verruche. Sì, queste mi potrebbero servire. Prendi tutto, prendi tutto. E finché ci siamo, prenderei un po' di sabbia delle anime, così ripiantiamo tutto. Sento che gli asmatici sono quassù al piano di sopra. Mi sono ricordata che per entrare nel Nether bisogna avere qualcosa di oro addosso. E quindi ho trovato in una cesta un paio di gambali e gli stivaletti. Tre, olè, morto subito sul colpo. E infatti adesso non mi attaccano più. Proprio ho avuto questo momento in cui mi sono dimenticata dell'esistenza dell'oro per entrare nel Nether. Avanti, morite, morite. E vabbè, e muori. Ok, così anche se è un po' sprecata, non andiamo a morire proprio adesso. I Blaze. Mamma mia, comunque sta fortezza è gigantesca. Credo che siano due fortezze unite a questo punto, perché mi sembra veramente tutto così strano il fatto che sia grande, grande, grande. Veramente grande, non ho mai visto una fortezza così, quindi sicuramente sono due fortezze unite tra di loro. Un'altra cesta, altro oro e una bardatura di diamante. Va bene, la prendiamo, non ci fa schifo. Oh, eccolo qua, una Blaze. Vieni qua subito, muori presto perché voglio tornare a casa il prima possibile. È qua la festa, sono tutti qua. Va bene, uno per volta posso attaccarli. Posso attaccarli, ma uno per volta. 3, 4, uno è andato. Blaze, 2, 3. Avanti, muori, muori. Potevano anche dropparmi le teste finché c'erano, la butto lì così. Eccoci qua noi, venite. Avanti. Non mi fate paura, non mi fate paura. Eccola qua la Blaze. L'ho avuta, l'ho avuta. Ok, non vedo l'ora di tornare a casa molto presto. No, no, vieni su, io non ti attacco se stai lì. Non ti attacco, ecco, qua c'è un altro, un cretino. 2, 3, 4, olè! Ora che siamo tornati da questo viaggio infernale, volevo proprio fermarmi qua. Oh, sì, proprio questo mi serve. A prendere l'alambico. Signore, è stato un piacere, arrivederci. Mi dispiace averle rubato il lavoro, ma non era mia intenzione. Mettiamo l'alambico qua. Ci sta. Con la verga di Blaze. Così facciamo in questo modo. Allora, mettiamo questo così. Perfetto. Per fortuna avevo un paio di funghettini. Adesso devo fare la pozione. Quindi mettiamo questo qua. Questo. Questo. E poi mi serve anche un po' di acqua, mi sa. Ed ecco qua la pozione di debolezza, l'abbiamo fatta e adesso devo renderla lanciabile con la polvere da sparo. Dovrei averne qua da qualche parte.
Eccola qua, un pezzettino. Quindi adesso ci tocca aspettare la notte per concludere il tutto e curare la nuova signora Pipa. Eccolo, è perfetto, è lui. Allora, dobbiamo fare così. Sì, perfetto, signore, venga qua, benissimo. No, resti giù. Ok, cerchiamo di coprirlo, anche se mi farà un po' di male, non importa. Lo faccio per un buono scopo, per favore. Rimanga lì dietro la barra. Oh, madonna, ci metterò tantissimo. Aia, avanti, lo aspettiamo qua dentro. No, signore, deve entrare qua, perfetto. No, seguimi, avanti. Grazie mille al signor Iron Golem che mi ha ucciso il mio villico. Grazie mille, ora ci verranno altri 10 anni. Grazie mille, gentilissimo. Dopo tanta sofferenza ce l'ho fatta anch'io. E allora, agiamo subito perché non c'è più tempo. Questo così e poi gli diamo anche la mela. Ah, ecco. Eccolo, ecco, grandissimi, ottimo, grazie. Ho chiuso tutto, forse ci siamo, forse ci stiamo. Sta facendo tutto il suo processo di guarigione. Ragazzi, vi sto registrando da più di un'ora, da un bel po' di tempo. E ce l'abbiamo fatta, medico degli zombie, sì, ce l'abbiamo. Ottimo, signora Pipa, le do il benvenuto. Andrà ad abitare in una bellissima torre delle cimie incantate e avrà un marito incantevole. Oh, che soddisfazione, ci ho messo tantissimo, ragazzi. E a proposito di questo, mi raccomando, lasciate un bel mi piace, perché sto registrando da tantissime ore. Da Carly e da una cimia incantata è tutto, noi ci vediamo prossimamente con un altro video. Ciao!